L'ultimo femminicidio purtroppo ha scosso le coscienze un po' di tutti gli italiani e non solo. L'ennesimo fatto gravissimo, quest'anno abbiamo superato i 100 femminicidi, dimostrano che qualcosa purtroppo non funziona e dimostriamo di essere una società ancora non pronta e non matura alla parità di genere. Noi come Partito Democratico ci siamo sempre contraddistinti in queste battaglie perché abbiamo sempre sostenuto i movimenti femministi, perché nascono soprattutto dalla storia politica della sinistra e tutt'oggi siamo molto attenti a quello che succede. È ovvio che pensiamo e crediamo che le due più autorevoli figure femminili, ovvero la Meloni e la Schlein in questo momento, che gestiscono la politica nazionale in modo preponderante, devono mettersi assieme per sbloccare in Senato quello che è il disegno di legge che poi dovrebbe essere quello che regolamenta e risolva il problema alla base, ovvero introdurre delle norme che diano un'educazione sentimentale anche nelle scuole. Ma nell'attesa noi come Partito Democratico della città di Ragusa non ci siamo assolutamente sentiti di stare fermi e di non poter dare un nostro contributo, che non è il contributo solito di fare la fiaccolata piuttosto che un minuto di silenzio o un minuto di rumore come qualcun altro ultimamente ha fatto. Noi abbiamo voluto fare una mozione e chiedere al sindaco e all'amministrazione e alla maggioranza di poter, se ci sono le possibilità, istituire un capitolo, adesso che andiamo verso il bilancio, comunque delle somme attraverso, non so da dove prenderle, ma questo ci penserà l'amministrazione, per far sì che si possano istituire immediatamente, urgentemente, dei corsi di autodifesa per le donne, in modo tale da evitare che nel momento in cui si trovano in difficoltà riescano a gestire lo stress e soprattutto riescano ad avere quel minimo di autodifesa che oggi purtroppo è diventato fondamentale e importante. Quindi questa è una nostra idea, un'idea che vogliamo portare avanti nella speranza che tutta la politica la sposi e la voti.